Mentre in Gran Bretagna continua la corsa contro il tempo per eliminare i rivestimenti infiammabili dai grattacieli, l'azienda produttrice ha annunciato lo stop alle vendite globali. Intanto è salito a 75 il numero di edifici che non hanno superato i test di sicurezza antincendio, simili a quelli che hanno favorito, invece di contenere, il propagarsi del rogo alla Grenfell Tower dello scorso 14 giugno. Le strutture a maggior rischio sono state evacuate completamente. A Camden, nel nord di Londra, sono circa 3.000 residenti che hanno dovuto abbandonare le loro case per i lavori di sostituzione dei rivestimenti pericolosi. L'incendio della Grenfell Tower, costato la vita a 79 persone, sarebbe stato provocato all'origine da un frigorifero difettoso e dal rivestimento usato nell'edificio che non ha superato i test di sicurezza.